tra sette pescanti. Generalmente imposto la mia pescata, ovviamente in funzione del mare che trovo. Allora, in questa condizione di mare, dove siamo in condizione di marea salente, vabbè, ma con mare calmo, cerco di pescare generalmente abbastanza sottile con il filo in bobina. Quindi in questo caso nella bicettina abbiamo uno 0,20 in bobina con un piccolo shock leader da 0,35 da pescare entro i 50 metri e entro i 70 grammi. La canna invece è impostata entro i 100 metri. In bobina adesso ho dello 0,18 con uno shock leader 0,20-0,40 conico. Invece la canna impostata per le lunghe distanze, come recentemente sto iniziando a fare, con l'intrecciato. Intrecciato, 250 metri di intrecciato, con uno shock leader sempre con l'intrecciato, per cercare la distanza. Quindi sto usando in questo caso un pie da 0,6, equivalente circa a uno 0,13, con uno shock leader sempre in pie, e con questa configurazione sì, io riesco a raggiungere discretamente i 150 metri. Ovviamente per pescare con questo tipo di assetto ci vuole anche il mulinello giusto e la canna giusta, perché il mulinello deve essere a bobina conica preferibilmente, come in questo caso, e una canna preferibilmente che lanci entro i 200 grammi, preferibilmente rigida, abbastanza rigida, anche perché le tocche dell'intrecciato sono molto chiare, quindi anche se la canna è presumibilmente rigida si vedono chiaramente lo stesso. Comunque io adesso ho impostato le mie attrezzature così, ma non è legge chiaramente, quindi non è per insegnare niente a nessuno, anche perché di tipologie di mulinelli di canne ce ne sono a centinaia nel mercato. Con queste che ho io adesso mi sto trovando discretamente bene e funzionano. Ovvio che, come in tutte le cose, ci vogliono dei piccoli accorgimenti, come per esempio il nodo fra shock leader e PE, cioè fra shock leader e filo in bobina, deve essere il più piccolo possibile, perché anche quello può essere da intralcio. Però queste sono tutte esperienze che uno si fa nel tempo, e quindi nel tempo poi le mette in pratica.